Ciao a tutti, questo è il video acquisti del Luca Comics di Oz Comics. Siccome io sono un povero, non ci sono potuto andare quest'anno, quindi mi occuperò esclusivamente della regia. Perciò a voi la parola. Ciao. Arrivederci. Partiamo con Caterina. Ok, il mio Luca Comics, buono, 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 pieno di acquisti, molto positivo come gli anni scorsi. E iniziamo. Devo dire comunque che Caterina sembra una di quelle protagoniste delle serie TV giapponesi anni 80. Non so, oggi mi è presa. Bene, allora, primo acquisto del Luca Comics in realtà è stata questa bellissima giacchetta di Tokyo Revengers della Toman, come si può ben notare, e devo dire che ne è valsa la pena ogni centesimo che ci ho speso, buon ben speso, perché sono andata letteralmente in giro per 3 giorni con questa giacchetta e almeno 8 cosplayer di Tokyo Revengers che mi Beh, è una incontravano e marea, una marea. facevano tutti Tantissimi. così, oppure mi facevano l'inchino e tipo, Ti faceva anche l'inchino. se incontravi un Mikey, mi Dovevi inchinarti, cioè, gioco di ruolo, proprio facevi. No, totale. Totale. Bene, altri acquisti? Acquisti, c'è una montagna lì. C'è Qui c'è una montagna, una montagna di acquisti. per cui una bellissima action figure di Joker di Persona Il 5. cugino di Ciccio Gamer. Proprio lui. Proprio Anche lui. proprio di Ha fatto corporatura. cadere uno youtuber 5 minuti fa. E Questo è il questa invenzione della vita, io ragazzi sono convinta che questa sia l'invenzione della vita, cioè l'action figure di Gojo che si siede sulle cose. Eh sì. Io Quale ormai sarebbe ci la vivo. funzione di quella figure lì? La funzione di questa figure è quella, si chiamano ramen toppers. E te li metti sui coperchi del ramen per stoppare il vapore e lasciarli Cuocere tipo. cuocere. Che figo! Oppure fai così e ti rimetti sulla spalla. Esatto. E diventa un pappagallo. Diventa Oppure pappagallo, aspetta un attimo, tipo ci sta ad esempio, tipo così tipo sembra che abbia tipo un malore, qualcosa nel No! petto. Però può morire di lato in maniera non All'aliancia. troppo reale, tipo così. No, oppure ancora meglio, così tipo sta in depressione, ecco, tipo supino a un muro, Con un braccio esatto. spezzato. Dato che siamo in tema Tokyo Revengers, sono diversi acquisti tema Tokyo Revengers. Eh sì. Abbiamo il numero 8, quindi dell'edizione italiana J-pop normale, Normale, per il trovare in Tankobon fumetteria, classico, sì, appena uscito. e 2 acquisti molto interessanti, tra cui il primo numero di Tokyo Revengers interamente in giapponese e un Questo. interessantissimo character book Che in Italia non uscirà che in probabilmente. Italia non uscirà credo proprio La mai. J-pop dei character book effettivamente ne ha pubblicati sempre pochi, soprattutto la Planet è una che ne pubblica parecchi, ma la J-pop. Dove hai acquistato tutte queste cose in giapponese? Perché quest'anno ce n'era veramente una marea di acquisti che potevi fare In in lingua lingua, ma veramente tanti, tanti, Japantown. tanti. Japantown. Al Polo Fiere di Japantown. Dove hanno messo Japantown? Al Polo Fiere. Raccontiamo un po' questo Polo Fiere, eh? Che Questo tante Polo cose da dire di questo Polo Fiere. Fiere, perché. Raggiungevi comodamente il Polo Fiere in direi 30 minuti di camminata, oppure aspettando un'ora, 2 ore la Tre rispettiva navetta. ore. 3 ore la rispettiva navetta. Sì. L'organizzazione quest'anno ha fatto acqua da tutte le parti. Per quella parte lì, devo dire di Sì, sì. abbastanza. È stata un'edizione surreale, però vabbè, dai, no, apprezziamo comunque. Apprezziamo lo sforzo, basta solo che il Assolutamente sì. prossimo anno se lo rimettono al Polo Fiere, magari qualche navetta in più, Sì, magari. magari che collega altre zone, non solo città, cioè città e basta, cioè Che città. poi sono i problemi Cioè. di tutti gli anni, non Sì, solo di quest'anno. questo è vero. Quest'anno in Immagino. particolare, quindi. Stanno, sono venuti a galla diversi problemi, sono Mi immagino un anno prossimo utilizzano il sistema degli Uber con l'apino, tipo prendono una persona alla volta con l'apina, poi dopo li mandano al Beh, Polo sarebbe Fiere. interessante, però. Sarebbe Esatto. molto interessante. Visto che parliamo di acquisti di Japantown, come non parlare dell'acquistone della fiera, della mia fiera, pesa esattamente 95.000 kg, Esattamente. artbook ufficiale di Persona 5. Direttamente dal Giappone, non è nemmeno tradotto perché non arriverà mai tradotto No, da no, noi. sta roba qua non arriva in Italia. Tutto Assolutamente no. E nulla, molto bello. a colori, le Tutto a pagine sono colori. patinate. Tutti ci sono addirittura sketch preparatori dei personaggi, storyboard, cioè qualsiasi cosa. Tutto
possiate mai immaginare che è stato messo nella produzione di Persona 5. Veramente figo. Veramente figo. E anche in patria costicchia, eh. Anche in patria! Te lo so dire subito! 3.000 yen. Sì. È roba anche in patria. È roba. Abbastanza. È roba, ma veramente, veramente bello. Sì, sì, sì. È anche l'acquisto che si è fatto più pagare, effettivamente. È anche l'acquisto che si è fatto più pagare perché, posso dire, sì, è costato 63 euro. Che comunque non è tanto. Non è tanto, è costato 63 euro, ma questo bellissimo artbook è stato il motivo per cui non ho dormito per quasi praticamente tutta la fiera. Buona. Perché letteralmente andavo a Japan Town tutti i giorni, lo vedevo e dico, ma lo prendo o non lo prendo? Ma lo faccio o non lo faccio? L'ultimo giorno, dopo 10 minuti di ripensamenti, l'ho fatto. Facciamo un giro, e ci faceva un giro, ci si tornava, sì. Si risfogliava, facciamo un altro giro. E poi dopo la fila. E poi dopo la fila. Ho comprato questi numerini tutti, tra l'altro, no, allora, questi due, che sono i numeri 98 e 99 di One Piece, in edizione limitata. La Celebration Edition. Celebration Edition. Presi allo stand della Star Comics, quello in Piazza San Michele. Sì. E devo dire che belli, 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 anche perché ti danno, per ogni numero ti danno un mese di Crunchyroll gratis. Esattamente. Poi, insomma, ti danno anche un coso, ti danno anche un bel mega posterone componibile, che è bello grosso, insomma, interessante. Esatto. Poi è bella, falla vedere, che è tutta la sovraccoperta in PVC. Bella. C'è la sovracoperta in PVC che... Levala. Si leva. La bellina che è. Uguale con il numero 98. Quindi Kat... E aspettiamo il numero 100 di One Piece. Quindi Kat, continuerai One Piece, spero, allora. Ovvio punto. Che continuerò, brava, One Piece, brava. Però se non ho i soldi per vivere, magari dopo la fiera, questo è un problema. Altri acquisti che ho fatto, però questi al padiglione di Piazza Grande, quello, sì, con tutte le case editrici, sì, case editrici. Ho preso il bundle dei Dark numero 1 e variant di Doroedoro, direi molto buono, 15 letti. Euro. L'hai letti? Non li ho ancora letti, perché non ho avuto tempo materiale, però verranno letti appena troverò un minuto libero della mia giornata. Sembrano interessanti, però sembrano veramente fighi. Sembrano veramente molto belli. Preso sotto consiglio di svariate persone Ado, che ancora non ho letto, nemmeno questo, sempre per mancanza di tempo, ma mi hanno detto che è molto simile ad Akira. È uguale, uguale. Le prime pagine sono veramente una fotocopia. Quindi si prospetta bene. Interessante. Interessante. E... nulla, in realtà i miei acquisti sono finiti qui. Ovviamente le pietre del mio acquisto sono artbook di Persona 5, il character book di Tokyo Revengers, perché è costato 20 euro, ma ne valsa la pena, perché anche visto che è tutto in giapponese, essendo una studente di giapponese all'università, devo dire che mi sta anche aiutando molto, perché lo leggo, ci studio le parole sopra e riesco più o meno a comunque... magari giostrarmela un secondo, quindi è bello e utile allo stesso tempo. Quindi la pietra miliare, pietre della mia, dei miei acquisti sono artbook, questo e il Gojo che ci serve. Perché Joker no, poveraccio. Il Joker è molto bello, però sta in piedi. Hai ragione. Il Gojo ci serve. il Gojo che si siede... osservazione. È un valore aggiunto, proprio. Fortissimo. Ma... che dire di questo Lucca Comics? Beh, io non ho nulla in realtà da mostrare, però, anzi, alcune cose forse sì, perché sono le stesse che ha preso anche Caterina, in realtà solo due. Ho preso anch'io il bundle con Doroedoro e Day Dark, letto il primo di Doroedoro, incredibile, cioè una storia veramente incredibile, e lo scoppierò tutto per questo. Scoppierò tutto. Poi. Sì, assolutamente. E poi ho preso Slam Dunk dall'1 al 6, escluso il 2, perché ovviamente il 2 non c'è Panini, ti sto guardando. Di fumetti non ho preso altro, e di figure ho preso
un dio della grandista ed è molto molto figo. Se riuscite a trovarlo, prendetelo, perché come figure se vi garba JoJo è incredibile. E prezzo? Quindi io l'ho pagato 69. Il prezzo, diciamo, originale sarebbe 50, però ora si fa pagare, perché in effetti è un'ottima figure e vale, diciamo, sopra i 70 forse no, però comunque ci sta, rientra in quel prezzo lì. Beh, per parlare un po' degli stand, diciamo che, si è già detto, era molto molto frammentato, sì, difficile come organizzazione, quindi non c'era molto anche organizzarsi per arrivare a vari esatto, film, esatto, poi le file, spine, tutto, cioè era già, diciamo, come si può dire, era già, bisognava già metterlo in conto come, sì, cosa, perché sì, quest'anno è quello che è. Potevamo, però comunque sì sì, comunque noi da buon fan di Luca Comics ci aspettiamo sempre il meglio e poi soprattutto via. Siamo privilegiati anche da un altro punto di vista, perché noi siamo appassionati di fumetto, assolutamente, e soprattutto di fumetto, e diciamo che da quel punto di vista era molto stimolante la fiera. C'erano tante, riguardante l'ambito del fumetto, c'erano tante cose, sì, mostre, esposizioni, sì, sì, magari dopo se ne parla, però sotto altri punti di vista, guardando video di altri, sentendo opinioni altrui, effettivamente per chi magari veniva in fiera per giocare, per tutte quelle cose lì, no? Sono rimasti delusissimi. Delusissimi. Diciamo che per dare un po' più di... Era più Luca, oggi quest'anno era secondo me era Luca Comics, esatto, non sì, Luca sì, Comics sì. And Games. Sai, magari per dare un po' di spazio a qualcosa che magari è mancato nel corso di dell'altro anno, non che i giochi non siano mancati anche l'altro anno, però comunque qualcosa doveva... Sì, doveva rimanere indietro. Poi insomma, era difficile anche organizzare spazi dove mettersi tutti a sedere, con persone magari anche che non si conoscono a giocare, cioè era fattibile ma pericoloso, sì, fattibile sì, 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 ma pericoloso. Fattibile, sì. Poco prima del Luca Comics io ho fatto una live insieme ad Alex della pagina Nerd Collector, sempre di Instagram, sul suo canale Twitch che è Lionheart TV, dove abbiamo parlato insieme a Manga Dead e Ash Manga Chan e a lui. Buonasera, abbiamo provato in realtà. Abbiamo provato perché aveva l'audio corrottissimo. Esatto. Abbiamo parlato dei probabili acquisti, degli eventi che avevano annunciato, eccetera, eccetera, eccetera. Durante gli acquisti, cioè durante, insomma, come dire, quando tutti avevano cominciato a parlare dei loro acquisti, delle loro liste, delle famose liste, tutti avevano cominciato a mettere volumi su volumi su volumi. E quando è arrivato il mio turno, subito ho detto: no, ma la fiera non è fatta per contare i volumi, la fiera è fatta per andarci, per cogliere l'offerta, per cogliere quelle cose lì, per godersela soprattutto, no? Infatti Ash Manga Chan, Amish, mi ha detto: ma quindi se trovi il volume che ti manca di Berserk, lo compreresti? E io gli ho risposto: no, non lo comprerei. Prima acquisto del Luca. Coerenza 100. Come contraddirsi? Eccolo qui. Dopo il numero 17 di Berserk. Quindi sì, ho comprato volumi, pace, ho colto il momento, però diciamo che i volumi li ho comprati, pace, è uguale, non mi interessa, me la sono goduta comunque la fiera. Comunque, anch'io ho recuperato Ado, perché mi ispirava molto, io sono molto appassionato di Cyberpunk, sono molto appassionato di Akira, è anche troppo simile, per chi ha letto Akira, faccio subito vedere... Questa è la splash page iniziale. Per chi ha letto Akira sa, è identica. Speriamo non sia un'opera troppo citazionistica, perché sembra un papier di roba, cioè il protagonista, il bambino, lui, 8, già il fatto che si chiama con dei numeri ricorda anche quello Akira, già il fatto che ha dei poteri ESP ricorda anche quello Akira, non è spoiler perché ha una pianta al posto del braccio. E sembra un papier di roba, come carattere molto simile a Shinji di Evangelion, non lo so, sembra un papier di roba, ripeto, però speriamo che tiri fuori qualcosa di originale. Ecco, per ora mi sembra interessante, comunque il tratto è molto carino, è ricercato, sicuramente riconoscibile fra tanti, quindi vediamo. E dietro c'è il C18, tra l'altro. E dietro c'è Android numero 18. E niente, questo l'ho comprato al Palazzetto dello Sport. Il Palazzetto dello Sport, tra l'altro, padiglioni stranissimi.
Per noi lucchesi quel padiglione lì non era tanto un padiglione, perché di solito i licei ci vanno a fare ginnastica, quindi è bellissimo trovarsi in fiera nei luoghi in cui pochi anni fa si facevano gli addominali. Bellissimo quando siamo entrati, che a un certo punto abbiamo fatto: ah, guarda, lì è dove la prof ci faceva fare le corse intorno, esatto, al campo, dove morivamo dove ci collegavano le reti per giocare a pallavolo. Poi comunque il palazzo dello sport era un luogo molto da collezionisti, c'erano molte tavole originali, c'erano le tavole di Dylan Dog, tutte disegnate da un giovane talento cinese che è veramente bravo, bravo, bravo. E non ci ho fatto le foto perché, dopo lo dirò, perché aveva lo stesso problema che aveva il Japantown. Perché anche a Japantown c'erano esposte delle tavole originali e di personaggi poco rilevanti, un certo Kazuo Kamimura. Erano posizionate, c'erano le tavole originali di L'età della convivenza, che è un manga bellissimo, uno dei pezzi fondamentali del gekiga giapponese. Tavole originali, mai fatte vedere una roba del, mai vista una cosa del genere in Italia, posizionate di fronte alle finestre che riflettevano la luce del sole, non si vedeva nulla, non si vedeva niente. Gli espositori, ma proprio di veramente di... voglio stringere la mano e dopo essermela pulita, no, lasciamo, no. Insomma, quel padiglione era molto per collezionisti, c'erano tanti, forse l'unico padiglione in cui c'erano veramente dei privati, perché ce n'erano veramente pochi. Cioè, c'erano tante case editrici, ma di privati ce n'erano pochi, giustamente perché i prezzi erano alti e per gli affitti, quindi ecco, era anche più difficile trovare magari pezzi più rari. Tra l'altro, a proposito di pezzi rari, questo non è stato acquistato a Lucca Comics, però era nel budget del Lucca Comics ed è stato acquistato qualche giorno fa. Questo è veramente un pezzo allucinante. Bello, cazzo. Domo di Otomo della serie Oro. Dall'altro mi pare che uno dei curatori è Luca Raffaelli, uno dei mostri sacri del fumetto italiano soprattutto, e questo ormai è introvabile. Si trova solo nell'usato ed è appunto la storia di Domu, che è il precursore di Akira, appunto, sempre rimanendo un po' in tema anche con Adu. E anche questo si trova soltanto nell'usato, di solito a prezzi folli, io l'ho trovato a 4 euro. Perché la gente quando mette in vendita le cose non ha nemmeno idea di cosa mette in vendita, chi lo sa invece ci sta attento. E vabbè, quindi non stiamo a parlare dell'opera, comunque uno degli acquisti è anche la serie Oro di Otomo, ecco. Vabbè, sì, altro recupero che ho fatto, il 99, avevo già preso il 98, quindi prendiamo anche il 99, la Celebration di One Piece. E niente, questo perché detto con uno sconforto della voce in sì, vabbè, questo è un bulgettino, va bene, dai, e questo è un recuperino da fiera, ci sta. Mi sto approcciando quindi anche come ho già detto al Gekiga, e ho recuperato 3 volumi della Toconino Press. Tra l'altro era l'ultimo giorno, quindi mi hanno fatto anche un po' di sconto, questo me l'hanno regalato. Palepoli di Furuya me l'hanno regalato, perché ho comprato 2 volumi sotto consiglio indiretto di Igor, indiretto perché lo ha consigliato questi volumi nei suoi quaderni giapponesi, che appunto quest'autore, Sue Hiromaru, ho comprato Midori, La ragazza delle camelle, di cui è stato realizzato anche un anime, e L'inferno nelle bottiglie. Questi non li ho ancora letti, però l'ho letto tutto di quello che ho fatto vedere, e niente, mi ispirano molto, appunto la corrente mi ispira parecchio, quella dell'Eroguro, che appunto ha questa corrente artistica nata fra gli anni 20 e 30 in Giappone, quando appunto stava durante l'epoca modernista, si può dire modernista, sì, modernista, e i termini appunto comprendono la parola ero, erotico, e guro, grottesque, ovvero erotico grottesco, sono queste le tematiche principali. Studi giapponesi, quindi sostanza guro sarebbe grottesco, però loro lo pronuncio gurotto. Appunto le storie quindi sono molto macabre, soprattutto quella di Midori, e niente, poi vabbè, Maru è bravissimo, però non mi pare il caso di parlare delle opere, soltanto degli acquisti che ho fatto. Questi li ho fatti allo stand Coconino, che era in via Santa Croce. Tra l'altro era insieme alla Salda Press, e la Salda Press ha portato in fiera il disegnatore di Invincible, che tra l'altro lo stesso ragazzo che mi ha ospitato sul suo canale Twitch si è riuscito a fare lo sketch. Vabbè. E poi niente, poi c'è Palepoli di Furuya, che è una serie di Yonkoma, quindi fumetti che si... volumi, storie che si risolvono sempre in 4 vignette,
questo lo sto leggendo in questo esatto momento, in questo esatto istante. Infatti c'è il segnalibro qui, di Uraraka. E niente, molto interessante queste nuove edizioni. Alla gente non piacciono queste edizioni qui. Sono bellissime. A me sinceramente fanno impazzire. Ma perché c'è una copertina così? Sì, ma sì, fa culo, incazzato. E poi anche il prezzo, voglio dire, anche abbastanza contenuto, sono stati 15 euro. A me l'hanno regalato. Cucciolisa ha trito due denti. Però ecco, 15 euro, voglio dire, è interessante. La regia, ma che era in povertà e non è potuta entrare ai comics, ti detesta. Poi, altra mia passione, che in realtà è una passione nascente, perché si tratta appunto del secondo che monto, ho comprato a Japantown un Gundam. Il Gundam, l'RX-78-2, guidato da Amuro Ray nella serie principale, quindi di Yoshiyuki Tom. Dico che è una passione che sta nascendo, perché appunto è soltanto il secondo che monto, però ecco, l'anime l'ho già visto più volte, la prima serie storica, e la adoro, chiaramente. Quindi questo è soltanto l'inizio di una futura, come dire, collezione. Voglio assolutamente tutti i Gundam della prima serie, quindi il Cannon, il Guntank, tutte quelle cose, il Zaku di Shatra, di Shandra Hasnable. E questo sarà una domanda che tutti si stanno facendo. Quindi, sicuramente. Con quanto sei rimasto in tasca? Ah, lo dico dopo. Ah sì, dopo facciamo anche altro. Con quanto siamo rimasti in tasca. No, 2 euro. In realtà qua non ci sono acquisti tanto vari, c'è soltanto questa qui, che, perché poi dopo c'è una serie e basta, e questa qui che è appunto l'acquisto meme, la bandana con scritto combattere con anima, servirà per un futuro cosplay, perché probabilmente andremo al Napoli Comic Con. Riconnettendomi a Filippo, vorrei sottolineare che io mi dimentico molto spesso le cose. La bandana, o comunque questa che ha appena fatto vedere Filippo, ne ho comprata una simile anch'io, però in realtà è quella che usano proprio gli studenti giapponesi per superare gli esami dell'università, della scuola, e che sto usando come portafortuna, perché ci ho fatto un test di giapponese e è andato discretamente, quindi da quel giorno in poi me la metto al braccio per andare a fare gli esami. Soprattutto durante l'esame verrà portata. Durante l'esame, no, non lo so se verrà portata, però la magari sotto gli abiti. Inoltre, ho comprato dei gioielli. Tutti relativi a Tokyo Revengers, perché è una fissazione. È una fissazione, ormai vivo lì dentro, ok? Non vivo più nel mondo reale, è una patologia. Custom 3D2, vabbè, così. Ho detto, è una patologia, ti sembra che abbia detto custom made? Uguali. Sì, sono tutti comunque ricchini, Tokyo Revengers, di diversi personaggi. Ho comprato quelli di Isana, quelli di Mitsuya, e qualche settimana prima avevo preso questi che sono di Kazutora, e niente, sono molto carini, hanno pure... Non so se si sente. Si sente. C'è un tintinnio dentro. L'ultimo acquisto del mio Lucca Comics è stato un acquisto un po' borderline, in realtà, fra meme e curiosità. Curiosità perché effettivamente c'era della curiosità, perché me ne avevano parlato tutti, soprattutto Caterina. Ah. E meme perché è stata una spesa folle. Perché ho recuperato ovviamente i taccuini della J-Pop. Tutta la serie, va bene, dai. No, bellissimi, tra l'altro, non avevo mai visto. Molto carino. Ho recuperato in blocco Tokyo Revengers. Tutti i numeri usciti fino adesso. La serie divertente, si ferma lì però, divertente e niente. L'ho già letta tutta, l'ho letto tutti e 8, l'ho letta in 3 giorni, perché avevo poco tempo, se no anche meno. E niente, dai, tutto sommato mi sembra che, a parte i salti temporali, sia leggibile e godibile abbastanza. Nulla, se volete proprio dire una cosa, con quanti soldi siete rimasti, perché tanto lo so che me lo volete far dire, perché io sono rimasto col conto corrente con 6 euro. Con quanto hai ripartito? Tanto. Io avevo ritirato 250 euro e sono rimasto.
No, io in realtà con abbastanza, con 182, quindi... C'è più di quelli che avevo in tasca. Sì, comunque è troppo lo stesso, cioè dovevo spendere molto di più in realtà. Con quanti soldi sono rimasta? Non saprei nemmeno dirlo perché letteralmente il mio budget, mi sono arrivati i soldi per il compleanno tipo 2 giorni prima del Cuca Comics, ero arrivata a 100, 150 € circa. Poi il primo giorno dei comics vado giù da mio padre e faccio: "Ehi papo, ho 8 euro per il Lucca Comics". "Ah davvero? Tieni". E me ne dà un altro tot. Quindi non saprei nemmeno con quanto sono partita, però sono tornata a casa con 20 euro. Allora, esattamente come hanno accennato loro tre, Filippo, Sì. papà Castoro, ecco, guardi un attimo la telecamera. Esattamente come hanno accennato loro, ho concluso il Lucca Comics in negativo, ovvero non è che ho perso i soldi, anzi no, li ho guadagnati. Io infatti ho lavorato con Anime Import, per intendersi, per quelli che sono stati Lucca Comics, anzi lo vedrete anche probabilmente dalle immagini del vlog. Quei due giganteschi stand al piano terreno del Polo Fiere, quindi appunto Japantown, io stavo nella parte, indovinate un pochino, di Monster Hunter, di Dragon Ball e degli hentai, quindi perfetto. Delle figure, però delle figure. Come erano il bellissime. triangolo delle Bermuda delle Esatto. figure La cosa bella è il proprio. fatto che io, perdonate l'ignoranza, ci cioè mi hanno chiesto: "Niccolò, ma te conosci le serie? Comunque, insomma, leggi, guardi qualcosa?". Cazzo, certo, sì, ovvio, no? Vabbè, allora ti mettiamo da Monster Hunter che non ho mai giocato, Dragon Ball che non lo guardo da quando sono piccolo e hentai che insomma, a essere sincero, non sono un grande cultura, quindi perfetto, esattamente. E poi dopo ci hanno messo una ragazza che non conosceva One Piece dalla parte di One Piece, quindi, vabbè, lascia perdere questa cosa, comunque per il resto è Invece di tutto a One Piece lo posto. conosci bene? Ed è, io sono mio padre a differenza tua, comunque io non ho neanche, io ho finito Water 7 a differenza tua, Io l'ho comunque. finita Water 7, anche da un bel po', andiamo avanti. Tornando a noi quindi. Allora, come posso dire, come sarà l'esperienza? Bella, per carità, assolutamente, ci ho guadagnato 400 euro, quindi perfetto. Anche se però c'è un problema. Il dolore fisico Prima di causato... arrivare a quella cosa lì, diciamo, come sono stati i 4 giorni? Si sono mai arrivate, non lo so, richieste strane, figuri strani che hanno comprato il figure strane? Attimo, prima di Certo! raccontare quelle cazzate, raccontiamo altre cazzate, ma Ah, che hanno la sì... priorità. Un'erezione non spontanea non è... Spoiler, non è importante. Va bene, ok. Allora, come posso dire? Intanto, parliamo subito. Chi sono? Come sono fatti, diciamo, i simp barra i fan made di Darling in the Franxx? Tutti uguali? Ma che non si può dire, Va verrà censurato. Non importa. Tutti i fan, bene. ecco, made di Darling in the Franxx. Infatti, io stavo accanto alla vetrina di Monster Hunter e per un motivo X c'erano anche un paio di figure di Darling in the Franxx. E ovviamente... ne ho venduti circa 8 da 400 euro, quindi bravi così, perfetto, è mezzo stipendio di un muratore, quindi perfetto. E erano tutti uguali, proprio il classico stereotipo, ora non è che voglio offendere nessuno, però comunque mi ha fatto molto ridere. Invece le figure bellissime di Monster Hunter, con Com'era tipo... sto stereotipo? Com'erano quelli Volevo proprio No, vogliamo ora... sentire. Allora, occhi storti sempre, sempre per un motivo, c'erano sempre gli occhi storti, una a sinistra e una a destra, sempre. Poi codino, unto tipo olio cuore, in sostanza, tipo se ti prendi la coda alla fine e tipo inizi a spremerla, proprio esce fuori l'olio Schifo. motore, ecco. Brufolazzi, barba incolta, però tipo a palline, tipo magari si fanno qua la barba, poi tipo qua tipo si lasciano tipo i Le mustacchi, esatto, le chiazze. chiazze. Poi tipo labbroni con evidenti segni di malnutrizione, quindi appunto con pellicine, eccetera, eccetera. Solitamente o sono alti 4,57 m oppure sono alti letteralmente 1 m e poi, come posso dire, l'elevazione dell'inflazione in Venezuela, quindi 1 m, esatto. Però mi faceva ridere il fatto che le figure di Darling in the Franxx erano letteralmente accanto a un Nerf gigante di Monster Hunter, grande così, bellissimo, 400, anzi no, 360 euro, proprio bello, fatto bene, proprio valeva il prezzo del biglietto, e poi c'era quella lì di merda di Darling in the Franxx, però siccome era nuda, però si vedevano, anzi no, non si vedevano i capezzoli, allora 400 euro, grandi Giusto. così, bravi. E poi per il resto, altre richieste strane, bene, a un certo punto è arrivato questo ragazzo, chiaramente, diciamo del nord, tipo proprio era quasi austriaco, proprio sentiva Buono. proprio. Si chiama Tancredi, secondo me, no? Io Ecco, non credo. credete? È fiorentino. Tancredi è Non importa, fiorentino. Verrà io sono. tagliato tutto.
Non importa, no, non importa. Senti, io un austriaco chiamato Paolo non l'ho mai visto. Un austriaco chiamato Tancredi l'ho trovato. Quindi per me è Tancredi. Ecco. Tornando a noi, quindi arrivato questo ragazzo che mi fa: posso guardare? Guarda, va lì da Dragon Ball e si mette così a guardare ogni singola figure per uno o due minuti. Tipo, c'erano un 100 figure più o meno tutte insieme, ecco, di tutte le grandezze possibili e immaginabili. E da me, dopo mezz'ora, dopo aver analizzato bene, mi guarda e mi fa: guarda, quella è la moscia, ovviamente. Guarda, voglio questa, 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 e quella lì in cima. Quanto aspetta, una botta sola. Aspetta, lascia arrivo. Aspetta, quale, scusa? Questa, questa, questa. Sì, ma il nome, dimmi il nome. Ah, sì, Gotenks, Vegeta, Junior, cioè, insomma, tutto, Junior. Perfetto. Sì, lui diceva Junior, comunque. Quindi, che lei è moscia, no? Quindi prendo un cazzo di foglio di carta, tipo era un pezzo di plastica, tipo dell'acqua, no, ecco, con la penna inizia a segnare tutto quello che voleva, vado a chiedere se c'erano le figure con la scatola, e una decina ce n'erano, invece quell'altra erano di vetrina, quindi senza scatola. Lui appena prende tutto quello che gli ho portato, le apre tutte senza chiedere il mio permesso, e poi inizia a guardarle una per una. Proprio ogni singolo follicolo dei capelli si mette qua, tipo così, letteralmente. Ne prende una, prima la scatola, la in scatola. Occhio. Così, letteralmente. Proprio quasi nella corna, letteralmente. Così, Madonna. In mezzo alla piazza, in mezzo alla gente, appunto, che mi stava anche chiedendo altra roba, nel mezzo, piena di scatole, così in giro, proprio ansia incredibile, e poi mi fa: no, questa qua non mi piace, perché c'è una macchia. No, guarda, non è una macchia, quella semplicemente, cioè, è fatta così. No, non è vero, no, grazie. Quindi dovevo ogni volta andare a rimettere a posto ogni cazzo di figlio che non gli andasse bene. Quante ne acquistate? Due. Ne acquistate due delle 14-15 che mi aveva chiesto. E poi dopo torna, dopo mezz'ora torna circa, mi da fare: guarda, io voglio cambiare la Junior. Perché, scusa, è perché non mi piace. Perché l'hai acquistato? Non lo so, volevo acquistarlo. Va bene. Quindi va a prendere quasi a botte il mio superiore per andare a chiedere un'altra figure con lo stesso prezzo. E gli fa: guarda, sì, puoi prendere un'altra figure, però deve essere o del prezzo stesso oppure inferiore. Va bene, ok, guardo. Quindi si mette lì di nuovo alla vetrina, come se non avesse visto niente, a guardare tutte le cazzo di figure per, non sto scherzando, 10 minuti l'una questa volta. Esattamente così. Poi quando passava quell'altro, dopo 10 minuti faceva così, velocissimamente, tipo un cazzo di camaleonte, in sostanza. Ecco. No, aspetta di qua! Papà Castoro, Dio. E indovinate un pochino, alla fine cosa ha acquistato? Niente, si è ripreso Junior. Quanto ha pagato? In tutto ha pagato 60 euro. Io non ho mai avuto un istinto più omicida, più violento di quello. Non ho mai... provato ad aggredire nessuno, però sono stato molto vicino ad assaltarli addosso. Cioè, ha pagato 60 euro solo per... per quelle due figure e basta. Quelle altre 17.000. Ho pagato io 69 euro, per Dio, che è una figura incredibile. Erano due figure, cioè proprio due figure di merda. Così, boy, si sembrava un grande espertone, poi si porta. Esatto, quelle infatti. Vabbè, lasciamo perdere. E poi, com'erano i turni? I turni erano, per carità, pesantissimi. Circa 12 ore in piedi, però va bene lo stesso. C'era tanta gente. C'era tantissima gente, e infatti io mi sedevo letteralmente sulle mie stesse ginocchia, cioè proprio io mi ero fatto una sedia umana con me stesso, cambiavo di tanto il peso del corpo perché non c'era una sedia, non c'era uno sgabello. Si mette a sedere su nulla. Esatto. Ogni tanto proprio cambia la conformazione. Esatto. Esatto. E infatti mi facevano così tanto male i piedi. Allora, no, facciamo così. Ripercorriamo ogni giorno. Alla fine della prima giornata, diciamo, mi facevano male i piedi. E era proprio un dolore incredibile, lancinante, perché non sono mai stato così tanto in piedi, non mi sono mai mosso così tanto in vita mia. Chiamatemi uno col peso al culo, però insomma è vero, ecco. E quindi torno a casa con i piedi iperdoloranti. Seconda sera pure. Alla terza sera però è successa una cosa molto particolare. Il dolore è diventato, al terzo giorno, al terzo pomeriggio, sempre meno, diciamo, acuto. Quasi non lo sentivo. E infatti torno a casa e stavo molto bene, non sentivo quasi niente. Al quarto giorno
a fine turno, quindi proprio fine comics, proprio fine fiera, inizia a sentire un leggero solletico ai piedi, no? E piano piano inizia a diventare quasi piacevole, così tanto piacevole che mi viene un durello. No. Provavo così, in sostanza, ho provato così tanto... provato così tanto dolore che ho sviluppato un'erezione per lo stress lavorativo. Infatti ogni volta che camminavo... funzionasse così anche per i giapponesi, no? Loro muoiono. Esatto. Cioè è diventato un dissing. Ed infatti ogni volta che facevo un passo mi mettevo a ridere e diciamo... è diventata follia perché... l'impatto con i miei pantaloni non aiutava di certo, ecco. Tra tutto, però, ci ho guadagnato anche un'altra cosa. Ah, già, è vero, mi stavo dimenticando. Non ho acquistato niente a Luca Comics, perché avevo affidato, cioè, mi ero affidato su di lui, ecco, però poi alla fine non ho trovato niente, perché io ho chiesto dei giochi vecchi e poi tutto a Yemahiro, dal 15 in poi, perché è un anno e mezzo che dovevo finire, però non l'ho trovato. Però, in cambio... non viene stampato, non viene ristampato da un sacco di... purtroppo sì. Di che casa decisce? Prima GP, poi quando la GP... no, avevo in mente un'altra casa, così... In ogni caso, comunque, cosa ci ho guadagnato alla fine di Luca Comics? Ho preso niente e ufficialmente non ho preso acquistato nulla. Però ho chiesto al mio superiore il prezzo di una figure, una di quelle che erano in vendita, erano esposte, infatti. Era Izanagi di Persona 4, una figure anche piuttosto rara perché non la stampano più, è comunque piuttosto difficile da trovare. Costa infatti tra i 100 e i 150 euro, messi in quelle condizioni, è praticamente nuova, ecco, sigillata, perfetta, nuova. Vado a lui, faccio, quanto per questa? Ah, te la faccio un prezzaccio, vai tranquillo, riportamela quando abbiamo finito. Gliela riporto, quindi quant'è che me la fai? Vai a casa, torna. Quindi me l'hanno regalata, quindi buono, assolutamente. Buono. E un cliente mi ha chiesto, scusa, quanto quelli Izanagi? Vado a chiedere appunto a Carlo, quello mio superiore, quanto sta Izanagi? 150. Esatto. Buono. Bene. La regia si sta mordendo le mani. Non la vedete, ma la regia si sta mordendo le mani. Complimenti, Niccolò. Voi pezzi di merda, non avete ancora giocato a Persona 4? Giocateci. Giocateci. Fammi finire Persona 5 e poi lo gioco. Perfetto. Ecco, bravo. Quindi... niente, del Luca Comics, poi della Firenze, si può dire. Cioè, no, nulla. Abbiamo avuto culo perché 3 giorni su 4 c'è stato il sole. E poi sono arrivato io ed è scoppiato il diluvio proprio mai infatti. Che è venuto il classico diluvio. Posso dirle una cosa però, va detta. Le fiere autunnali sono le più famose. Milano Games Week, Luca Comics and Games, Romix, sono le più famose. Romix soprattutto va bene, sta nascendo, però Luca Comics è il fiore all'occhiello, no? Non solo dell'Italia ma dell'Europa ma anche del mondo. Siamo patriottici. E... l'autunno da cosa è caratterizzato? Dalle piogge. Ti presenti, la cameraman proprio sta bestemmiando perché ha comprato interamente tutta la nuova edizione di Shaman King alla Star Comics, però c'è un problema di fondo, perché le case editrici vengono con le buste in carta. A novembre. Non dico di usare la plastica, perché la plastica è peggio della carta. Fai pagare un euro in più, ti danno la busta, che questa qui, anche questa qui dovrebbe essere una pseudo stoffa, ma non è stoffa, bene o male, non lo so, se spendi un pochino di più, prendi questa, la shopper, ed eviti che l'acqua ti impregni la carta con cui ti hanno imbustato i manga e ti cada nella prima pozzanghera. Esatto. Come è successo alla nostra cameraman, abbiamo dovuto raccogliere tutti i suoi manga e rifugiarsi in una lavanderia a gettoni. No, assolutamente, anzi, se volete fare qualche video collaborazione, sì, mandateci fumetti, ci bastano quelli, se ne parla. Anche la Panini, Quindi, per finire questo video, video acquisti, video vlog, un po' tutto, diciamo, di Luca Comics, vi salutiamo, andate a vedere i video precedenti e niente. E niente, il prossimo episodio del podcast verrà fuori presto o tardi, non lo so, ma comunque come tema avrà